Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Per il Bellaria ogni partita va giocata fino all'ultimo secondo perché la fortuna bacia le stelle, in particolar modo quella che si chiama Polisportiva Stella. I gol di Gabellini all'ultimo secondo del match, sa di amaro, non certamente lucano ma romagnolo. Eppure la Stella legittima il successo fin dalle prime battute quando un'incursione di Greco viene murata dal corpo di Trezza. La Stella rischia di farsi del male da solo quando Temeroli esce a farfalle, lasciando il pallone divenuto preda per un istante suo, ma poi lasciato nel vuoto, brividi e non poco. Pronte le scuse per l'ex Rimini. Dall'altra parte, dopo un'azione manovrata sotto misura, Garcia va alla battuta, traversa piena, raccoglie Lazzaretti che da buona posizione spara alle stelle. Il Bellaria si rende pericoloso dal calcio piazzato, dapprima per Ahmed che di testa è bravo ad anticipare il suo diretto marcatore, ma mette alto. In contropiede viene annullato un gol a Gakovicai, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco. Scatto sulla sinistra di Greco che mette un traversone insidioso al centro dell'area di rigore dove chiude Ferraro evitando il peggio. Cambia fascia, Greco questa volta è dall'altra parte, dalla parte destra, lascia partire un destro al giro sul quale Trezza ci mette i pugni. Sul fine di primo tempo Adriatici avanti a questo numero di Mattioni che mette al centro per Ahmed, murato dalla difesa di casa sul più bello. La Stella vuole chiudere il tempo in vantaggio per Greco, l'occasione per sbloccare la gara, ma il legno superiore nega la gioia del gol al numero 11. La ripresa è meno emozionante in fatto di occasioni, anche se sono tutte di marca locale. Lo show inizia con una gran staffilata di Greco, pallone fuori di un nulla. Lo stesso Greco vola sulla destra, poi porta a spasso due avversari prima di essere murato dal corpo di Trezza. È la volta del neoentrato Baschetti che aggancia male il pallone da buona posizione, permettendo a Trezza di agguantarlo. Nel frattempo Gabellini fa le prove del gol, gran tiro dalla distanza, Trezza respinge in corner da campione. All'ultimo respiro, da una rimessa laterale, nasce il cross del neoentrato Mariani per la testa vincente di Gabellini che regala ai suoi il gol partita, spedendo all'inferno ancora di più un Bellaria che cullava il quarto punto in stagione.